Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi spiego come mettere le auto in God Mode, ragazzi, senza Anawak, senza mira diversa. Ci serve l'autofficina, ragazzi, e un amico che ci dà una mano. A questo punto richiediamo un'attività di Simion dal telefono, ragazzi, semplicissimo, e lo chiamiamo. A questo punto, una volta che l'abbiamo chiamato, accettiamo richiedi attività e aspettiamo che ci arrivi l'attività, ragazzi. Intanto vi invito a sostenere il canale lasciando un like, lasciando un commento, regà, e se volete supportarmi alla grandissima, abbonatevi. A questo punto, una volta arrivata l'attività, gli diciamo al nostro amico, regà, di andare dentro il lavoro da titano. Quindi farà start online, missioni, un lavoro da titano. Per chi gioca da PS, raga, dovete partecipare tramite il menu PS sul vostro amico che sta nel Titano. Per chi gioca ad Xbox, gli chiedete al vostro amico di mandarvi un invito. A questo punto, una volta partecipato o preso l'invito, accettiamo subito l'attività di Simeon, ragazzi, prima che ci dà la prima allerta. In questa allerta gli diciamo al nostro amico di quittare l'attività, accettiamo l'allerta e contiamo 2-3 secondi, raga, sulla seconda allerta. Accettiamo anche quella e sbada bam, raga. Se aprite il telefono e avete la lobby chiusa delle attività, vi siete buggati correttamente. Se no, potete riprovare. Ragazzi, il timing potrebbe cambiare a seconda della connessione. Se avete una connessione un po' più lenta, magari dovete attendere 1 o 2 secondi in più sull'ultimo messaggio o viceversa, raga. Partite da 2 o 3 secondi, come vi ho detto io, e vedete voi. A questo punto, una volta che siamo all'interno della nostra autofficina, andiamo davanti al tabellone e, raga, vi raccomando, dovete già aver cliccato almeno un colpo. In poche parole, dobbiamo avere la selezione delle attività da fare, ok? Del colpo, dei due preliminari. A questo punto, una volta che siamo in questa schermata davanti al tabellone, raga, facciamo menu di pausa e vedremo che abbiamo le attività chiuse, bloccate, perché ci siamo buggati fuori. A questo punto attendiamo circa 2 minuti e dopo 2 minuti sentirete un beep. Quel beep vuol dire che si è sbuggato l'attività. A quel punto potrete switchare, ragazzi, il menu tramite R1 o R2 o RB o LB, raga, come ben vedete fate mappa e online, e a questo punto andremo ad avviare un lavoro da titano. Una volta dentro il lavoro da titano saremo tutti buggati. Guardate il sottofondo della lobby che non è come al solito, e anche un lavoro da titano Simeon. Avremo mergiato le due attività. A questo punto quittiamo l'attività, ragazzi, e appena siamo nell'allerta, vuoi davvero quittare questa attività, iniziamo a spammare freccia a destra e continuiamo a spammare freccia a destra finché non spawniamo dentro la seconda attività, che sarà un lavoro da titano Lester. A questo punto semplicemente clicchiamo B e usciamo dall'attività e saremo, ragazzi, buggati. Come ben vedete, se vi provate a muovere avremo solo una sorta di visuale in prima persona tutta storta. Adesso dobbiamo andare, raga, dal nostro veicolo. Una volta che siamo sopra il nostro veicolo, semplicemente cliccate una volta A e uscite dall'autofficina, regà. E una volta che saremo fuori, saremo in God Mode. E una volta che siamo in God Mode, ragazzi, potremo avere il veicolo praticamente immortale. Ma raga, solo il veicolo. Quindi appena siamo fuori, attendiamo che ci chiami 60. E una volta che ci ha chiamato, che abbiamo l'attività praticamente startata, che sarebbe il preliminare del colpo, potete assicurarvi che siete in God Mode. Raga, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale, vi lascio in descrizione il video, ragazzi, originale da chi l'ho preso. Io, come al solito, faccio i miei paciughi e porto la mia versione, ragazzi, per tutti quanti, che funziona su tutte le piattaforme Xbox e PS. Bella, regà, alla prossima. Spada, bam.